ad ampia diffusione. Quello che ha in più Canary sono molti strumenti di analisi e diciamo così di analisi e sostanzialmente di visibilità degli internals del browser, che poi appunto vengono maggiormente schermati attraverso, diciamo, delle preferenze nascoste nelle versioni normali, piuttosto che comunque a volte hanno dei rifacimenti di interfaccia, perché magari su Canary arrivano con un pannello che non è particolarmente sviluppato lato UX, però in mente direttamente la funzionalità. Poi magari prima di passare su Chrome vengono un po' ristrutturati, riorganizzati, una feature va da una parte, una va da un'altra, perché si mette un pochino d'ordine. È chiaro che anche a quel punto Canary riflette quel tipo di sviluppo, perché parte tutto sempre da lì. Però Canary è sempre, come dire, un po' più avanti rispetto alla versione di Chrome. Quindi usare Canary dà accesso a una serie di strumenti in più che oggi sul rilascio normale di Chrome non sono ancora disponibili. Questo è uno dei criteri. Chrome Canary coesiste vicino a Chrome versione, diciamo, tradizionale, quindi si possono mantenere installati entrambi, sono completamente separati, quindi ci si può ovviamente legare al proprio profilo per installare tutte le estensioni, preferenze, password e così via, oppure no, e continuano a restare separati, quindi uno si può continuare ad aggiornare indipendentemente dall'altro. Sì, poi ci sarebbe anche Chromium che... Sì, Chromium che è ancora, diciamo, un fork diverso, nel senso che è il browser sviluppato a partire dal codice che è, funziona da strato di interfaccia utente per i Chromebook, cioè i computer basati su un kernel Linux con sopra esclusivamente la componente di browser dal punto di vista della, diciamo così, dell'interfaccia utente e delle applicazioni che sono disponibili, sono solo applicazioni web. Sono computer a bassissimo costo, costano su 200-300 euro e li produce la Samsung, per esempio, tra gli altri, ma insomma ce ne sono diversi di produttori. E sono computer a basso costo proprio perché di fatto sono delle specie di macchinette per consultare il web. Poi oggi sul web puoi fare più o meno qualunque cosa, nel senso che hai dai file, in cloud, la mail, qualunque tipo, diciamo, di strumento. Però non puoi installare le applicazioni né Windows né di altro tipo, c'è solo la strada del browser. E Chromium è quella versione lì, quindi anche che ha un fork leggermente diverso. Sì. Visto che ce li hai, Firefox Developer Edition è il Canary di Firefox, quindi tra l'altro ultimamente c'è una discreta gara tra i team di sviluppo di Firefox e di Chrome, perché c'è la Jane Simmons in Firefox e c'è Di Osmani e altri in Google. Dal punto di vista, diciamo così, della dotazione di strumenti per sviluppatori che in qualche modo orientino uno sviluppatore a scegliere un browser piuttosto che un altro. Per esempio, Firefox ha uno strumento di gestione del CSS Grid fantastico, nel senso ha tutta una serie di overlay e di strumenti interattivi di misura e di ridefinizione delle griglie CSS sulle specifiche CSS Grid che ad oggi sono insuperabili, nel senso che ce li ha solo lui e sono effettivamente molto molto utili quando fa debugging o quando vuole capire effettivamente come mai le cose vanno in un posto piuttosto che in un altro. Sì, grazie Matteo. Cominciamo a questo punto a vedere qualcosina di pratico. Sì, seduto io in piedi. Sì. Ti faccio da maestrino. Ah, innanzitutto grazie di essere venuti, siamo un po' meno secondo me per l'acqua, però dai, cerchiamo di fare una conversazione questa volta non solo education, quindi qualcuno parla, voi ascoltate, ma facciamo una conversazione un po' insieme, quindi in qualunque punto avete qualche dubbio fermateci pure e chiedete qualsiasi cosa. Cercheremo di stare in un'ora, penso un'ora e un quarto. Se rimane qualcosa in più potremo magari trasportarlo online e continuare la conversazione su Twitter oppure sul gruppo di Meetup. Appunto, iniziamo con qualche domanda per capire giusto chi utilizza già qualche tool di analisi delle web performance lato client e se li utilizzate qua, li utilizzate? Utilizzate già qualche tool?
per analizzare dei siti, la velocità dei siti, le performance. Sì? Chrome. Chrome. Page test. Ok, qualcun altro? Quei due? Bene, mi sembra un'ottima scelta, no? Vabbè, ce ne sono tanti, Sì, ce ne sono, fermatevi. Cioè, anche gratuiti, intendo. Cioè, c'è Pingdom, ha una suite gratuita di test, c'è... come si chiama l'altro, quello... però ho detto nella... comunque ce ne sono diversi comunque con cui fare una prima analisi, scrematura e lettura di dati del proprio sito. Poi alcuni sono orientati più agli aspetti, diciamo così, di web app, altri sono più orientati appunto alla componente, diciamo, di performance, però ce ne sono diversi. E poi ci sono quelli invece, diciamo, enterprise, a pagamento, avevamo detto un paio di volte fa. Ecco, volendo potremmo anche vedere qualcosina di SpeedCurve stasera, visto che sì, ci sono, sì. Se vuoi, come vuoi, nel senso, se restiamo su Chrome Canary. Sono diversi tool, ma noi oggi appunto parleremo di Chrome, principalmente la versione Canary che ha spiegato prima Matteo, che ha qualche marcia in più rispetto a Chrome Stable, quello che utilizza l'utente medio di internet. Vi ho chiesto prima di installare Canary, chi l'ha installato, tutto a posto, tu lo stai ancora installando? Canary, sì, finalmente ho copiato l'architettura, ce l'abbiamo fatto. Poi vi chiederei di aprirlo a questo punto, che è l'iconcina gialla rispetto a Chrome. Aggiungo due cose su quello che ha detto Matteo, in generale su Chrome. Ci sono due cose da sapere, che, giusto per informazioni, che rendering engine utilizza Chrome rispetto agli altri browser. Chrome utilizza Blink come rendering engine e come JavaScript engine utilizza V8. Ci sono altri rendering engine tipo WebKit, Gecko e altri che magari non ci sono più, che utilizzano vari altri browser. E anche a livello di JavaScript engine ci sono Nitro, adesso non mi ricordo esattamente altri, però è giusto un'informazione in più. Adesso dovremo scegliere qualche sito da vedere, così lo utilizziamo come caveat questa sera. Sì, questa cosa credo, sì? Diciamo la frase sui rendering engine. Allora, il rendering engine è importante per due ragioni. Il primo, perché a parte di rendering engine i siti dovrebbero essere identici. Cioè, se un browser usa la stessa versione di un rendering engine di un altro browser, il risultato è lo stesso. Tipicamente quello che succede è che i produttori di browser prendono un rendering engine, uno dei, diciamo, più diffusi da questo punto di vista è stato WebKit, che è nato su un'interfaccia di Ubuntu, ed è stato poi personalizzato dai vari produttori, quindi c'era la versione di Apple, che è quella di Safari, iOS e desktop, c'è la versione di Chrome, che è diventata Blink, nel senso che a un certo punto Chrome ha deciso di lasciare lo sviluppo di WebKit, prendersene in carico e portarsi su una strada di sviluppo indipendente da quella di WebKit, senza l'obbligo di dover retrocedere dentro WebKit le proprie migliorie del codice. Gecko era il motore di Mozilla e poi ovviamente c'è Trident, che è il motore di Edge, quindi del browser di Windows 10, e poi i vecchi motori di Internet Explorer. Il motore di un browser determina anche, allora, sia diciamo le capacità, quindi quale tipo di codice riconosce, sia le performance nell'eseguirlo, nel comprenderlo. Ci possono essere dei motori di rendering che sono più veloci a passare all'HTML, che hanno magari delle componenti di preloading più avanzate e così via. Ad oggi Chrome è uno dei più avanzati motori di rendering e anche di esecuzione di JavaScript, anche se nell'ultima versione di iOS sembra aver recuperato parecchio da questo punto di vista. Come vengono testati i motori dei browser? Vengono testati in due modi, con dei test di conformità alle specifiche CSS, il più famoso è l'ACID test,
E poi vengono testati ovviamente con dei classici algoritmi, diciamo, invece di velocità di esecuzione della parte JavaScript. Quindi in quel caso viene misurata la velocità con cui vengono eseguiti i calcoli della parte JavaScript. Oggi i motori JavaScript sono molto veloci, nel senso che ci sono alcune componenti native e comunque tanta ottimizzazione prima ancora del just in time, quindi prima ancora che il browser debba scoprire mentre esegue che tipo di codice sta eseguendo, e quindi in realtà il codice è veramente molto molto veloce, se, chiaramente se scritto in maniera attenta. Questo è un tema che magari vedremo. Sì, se riusciamo a trovare qualcuno di bravo a venire a parlare sulla parte JavaScript, sarebbe interessante. Le performance non sarebbe male. Ok. Abbiamo scelto qualche sito da. Avete suggerimenti? Qualche suggerimento? Twitter. Twitter è un caso interessante, nel senso è basato su React. Prendiamo qualcosa di locale in Italia, piuttosto che qualche sito che pensiamo che abbia dei problemi, perché Twitter magari è abbastanza performance focused, soprattutto la versione mobile che hanno fatto, che è una progressive web app, tra l'altro, quindi sono bravi. Qualche altro sito? C'è un più tradizionale, diciamo, da un punto di vista di... Quanto lo vuoi vedere? Come? Ah, no. Beh, non diciamo non bellissimo, insomma, non Geocities. Quello della stampa? Non mai guardato questa. Va bene, vediamo la stampa. Ok, innanzitutto per iniziare a fare un audit delle web performance bisognerebbe aprire gli strumenti per gli sviluppatori, quindi Chrome DevTools. Si può fare in due modi, andando sul menu qui. Voi come ce l'avete il browser, in italiano, in inglese? In italiano, tutti in italiano? Sì, ma ce la tagliamo, dai! Possiamo farcela, no? No, lo metto in italiano, dai. Dovrebbe essere questo, giusto? Però, sì. No, comunque, messo solo la preferenza sulla scelta dei siti. Si trova sotto More Tools, Developer Tools. Altra impostazione. Altri strumenti. Ma sì. No, io ce l'ho in inglese come te, non ti che guarda. Oppure, per chi ha il Mac, Alt Command I, quindi Alt Command I. O Control maiuscolo I, perché ho Windows. Esatto. Si apre questa bellissima schermata, che noi lasciamo agganciata sotto a destra, da qui. Io la versione nera dark da Pro. Adesso vi farò vedere anche dove cambiare. Si può cambiare da qui, impostazioni, e qui c'è la theme, dark, light, settings, theme dark, theme light, theme dark. Teniamo dark. Comunque si apre con, ripeto, su Mac con Command Alt I, si apre e si chiude. E come diceva Matteo, su Windows Control maiuscolo I. E si apre questo bellissimo pannellino. Noi oggi principalmente ci interesseranno due tab, che sarebbe Network e Performance. Queste due, queste tab si possono... Ciao! Ciao! Abbiamo cominciato da poco, quindi fate in tempo. No, figurati. Come dicevo, ci interessano principalmente queste due tab. Queste tab si possono trascinare e riordinare come vi pare piace. Facciamo così, li mettiamo vicini, così ce li abbiamo isolati. Partiamo magari dalla tab network. Sì, l'altra cosa,
due cose veloci che secondo me vale la pena dire. Uno appunto è la possibilità di spostare o quindi ancorare o in basso a destra la finestra di ispezione, questa l'inspector o il developer tools, oppure sganciarle e mettere una finestra a parte. Se avete un doppio monitor ovviamente è molto comodo tenere tutta la pagina visibile dall'altra parte la finestra di ispezione. La finestra di l'inspector comunque è attiva, nel senso che quando il mouse è sull'inspector, se voi avete selezionato qualcosa, le scorciatoie della tastiera lavorano all'interno dell'inspector, se siete sulla pagina lavorano all'interno della pagina. Questo per dire che per esempio se ricaricate la pagina da dentro l'inspector si ricarica ovviamente anche nella parte di browser, nel senso che ovviamente è un comando che gli dice ricarica la pagina, e così via per altre cose. Quindi diciamo che diventa un ambiente praticamente di lavoro all'interno del quale potete di fatto controllare quasi tutto quello che succede poi nella parte visibile della pagina. Sì. Innanzitutto volevo dire di disattivare subito la cache del browser. In questo modo, facendo i vari test, non rimangono i file nella cache del browser e quindi simulerà sempre come se fosse la prima visita. Perché una volta che l'utente visita il sito, alcuni file vengono messi nella cache del browser, quindi alla seconda, alla terza e altre visite il browser non carica più tutte le risorse del server, ma le fornisce la cache del browser. Quindi io tengo sempre disattivata la cache del browser, in questo modo ogni volta che faccio un test delle performance simulo sempre la prima visita, che è quella più importante, dove praticamente il browser fa tutte le richieste e le risorse al server e vengono trasferite tramite il network. Quindi si disattiva da qui, da questo flag, disable cache. Che credo sia di default, no? No, default è non flaggato. Ma anche su web page test non è flaggato. Sai che devi mettere first visit only. Sì. E quindi anche qui bisognerebbe tenerlo disattivato. Allora, per far partire un test di una pagina si può fare in diversi modi. Si può iniziare per esempio la registrazione da qui, da questo pulsantino, e ricaricando la pagina lui, il browser, inizia a registrare quello che accade. Allora, in pratica il pannello network è il pannello in cui il browser traccia tutte le richieste che vengono fatte sulla, diciamo, come rete, dove per rete è un concetto molto vasto, nel senso che, come vedete, tra l'altro c'è una nota che parla di data URI, quindi anche le richieste fatte verso pseudo indirizzi, quindi inserite già nell'HTML con delle codifiche in base 64, semplicemente di encoding, vengono comunque tracciati, perché dal punto di vista del browser sono una coda di elementi che devono essere caricati e gestiti. Per ogni elemento voi vedete tutta una serie di indicazioni che corrispondono in maniera sintetica a quello che è successo durante la chiamata. Poi per ciascuno potete andare a vedere in dettaglio quello che è successo. In maniera sintetica vedete cosa ha risposto il server, quindi ve l'ha dato, non ve l'ha dato. In questo caso noi abbiamo la cache disabilitata perché in termini di performance vogliamo vedere cosa succede in particolare al waterfall quando siamo in uno stato di prima visita, ma a volte è anche utile fare test invece con la cache abilitata proprio per vedere quali sono le risorse che vengono riutilizzate nella cache e quali no. In questo senso voi vedrete il cambio degli status, perché ad alcuni ci saranno i codici di stato che vi diranno non è stato modificato, quindi usa pure quello che serve, dirà not modified, e il browser userà quello che diciamo aveva già in cache prima. È possibile, poi per ogni richiesta viene indicato il dominio per cui è stata richiesta, chi ha iniziato la richiesta, questo è importante per capire se è stata la pagina, se è stato uno script e quale eventualmente, e anche in maniera più di dettaglio se è stato il parser, il preloader e così via, quanto pesava la richiesta, quanto tempo ci è voluto per eseguirla, e poi la posizione nel waterfall. Dicevo, poi nel dettaglio vedete anche in realtà l'anteprima dell'elemento, per cui se cliccate sul singolo elemento vedete appunto per esempio sia gli header che sono stati richiesti e restituiti, sia l'anteprima, cioè il contenuto diciamo di quello che è stato rimandato al browser, che è come fare il view source di ogni singolo oggetto.
quali cookies sono stati mandati e il timing di dettaglio che include tutte le componenti di negoziazione, diciamo così, della richiesta. Quindi quanto tempo il browser ha dovuto aspettare prima di prendere in carico la richiesta, quanto tempo ci ha messo se ha dovuto risolvere il DNS del server, quanto tempo ci ha messo per fare la richiesta, quanto tempo ci ha messo il server per cominciare a rispondere, quanto ci ha messo per scaricare tutto il contenuto, e poi è finito, fortunatamente. Questo strumento è molto utile, a prescindere dall'approccio di performance, per capire che cosa succede, quindi per capire banalmente, ovviamente potete, lo vedete in piccolo, ma lo vedete che potete filtrare per, io voglio comprarmi un proiettore laser con cui fare palline rosse sullo schermo, vedete appunto che potete filtrare per tipologia di diciamo di file, quindi JavaScript, CSS, immagini, media, video e altri, font, documenti, web service, anzi scusa, web socket, i manifest, che sono le definizioni delle pagine in JSON, soprattutto per la parte server, sia per le componenti di app cache, sia per tutta la componente di Service worker, e poi l'XHR, cioè con le richieste che vengono gestite dagli script di altri script o JSON caricati tipicamente in maniera asincrona. C'è la priorità della chiamata. Una cosa, potete ovviamente non solo riordinare anche le varie colonne, ma potete aggiungerne una di quelle che io consiglio di aggiungere è facendo clic destro, compare il menu. Destro, esatto. Potete usare soprattutto il protocol che non è abilitato di default, perché così potete vedere se ci sono eventuali richieste gestite in HTTP2, anche perché in realtà poi lo vedrete da un punto di vista visivo se ci sono richieste in HTTP2, per esempio Facebook, Google sono in HTTP2, quindi Twitter anche credo, quindi se c'è un embed di una timeline di Twitter, Facebook button, cose di questo tipo, una Google Map e così via, quelle risorse lì vengono scaricate in HTTP2 e dal waterfall ve ne accorgete, perché invece che avere un andamento appunto a diagonale, avete, quando si arriva alle componenti in HTTP2 si scende invece giù dritti, che era una cosa che avevamo visto quando avevamo fatto il secondo incontro che c'era Simone Bordetti. Simone. Sì, come dicevo Matteo, appunto i protocolli sono indicati in questa colonna protocol, e nel caso di HTTP2 Chrome mette l'abbreviazione H2, quindi questo vuol dire HTTP2. E una cosa in più sul filtraggio delle risorse per tipologia di risorsa, se ne possono selezionare anche più di uno, quindi per esempio se volessi selezionare JavaScript e CSS, tenendo il command su Mac e penso non mi ricordo esattamente su PC, perdonate, comunque posso selezionare quindi su Mac con command e su Windows con control, quindi se voglio selezionare per esempio JavaScript e CSS, che sono le due risorse testuali principali che compongono i siti web, selezionandoli entrambi con command vedo tutte le risorse che sono JavaScript e CSS. Allora, tasto destro su una delle intestazioni di colonna qualunque, quindi che tu sia su, che ne so, schema, stato, nome, e poi ti dà il menu. Perfetto, grazie. Okay. Prego. Quindi, come diceva Matteo, da queste colonne si possono vedere diversi parametri di ogni singola risorsa, si possono esplorare gli header, il preview, anche nel caso di immagini, per esempio, si possono vedere, se io filtro per immagini, posso vedere proprio l'anteprima dell'immagine, la dimensione, il peso, qui per esempio c'è il peso dell'immagine, la dimensione, la tipologia del file, se è un JPEG, se è una PNG. Questo vale per qualsiasi tipo di risorsa dal quale è composto il sito web. Faccio presente anche questa parte in basso, la della toolbar, dove si vedono il numero totale, quindi il peso totale della pagina che stiamo analizzando, e se io filtro da questo menu per risorsa mi fa vedere quanto queste risorse in totale incidono sul peso totale della pagina. Quindi in questo caso io ho selezionato JavaScript
E qui sotto si vede che di... Non ha fatto niente, ha fatto refresh da solo. Ma c'è. La stampa. No, è il refresh quello automatico per la DV. Ah, la divisi. È vero qua. Comunque, per esempio, adesso selezionando JavaScript mi dice che per 230, per 260 kB su 778, che è il peso totale della pagina, quello è il peso che incide lato JavaScript. Si può fare per qualsiasi risorsa. Secondo me questa è un'informazione utile. Vuoi dire qualcosa sugli altri parametri che vediamo qua in basso? No, nel senso che sì, appunto c'è il totale quindi il peso totale è il peso relativo alle componenti che sono state filtrate e il numero totale di richieste è il numero di richieste filtrate. Quindi questo criterio di filtro può essere semplice come quello, diciamo così, sono le immagini, sono i CSS, sono i JS oppure combinazioni di queste come abbiamo detto prima, oppure può essere anche molto puntuale, cioè quella casellina filter. Come vedete qua, esatto, a sinistra, dove potete inserire il nome di una risorsa oppure una serie di parametri più specifici. Per esempio, potete filtrare per dominio. Quindi, non lo so, se voi avete un sito che ha parecchie richieste, filtrate e volete vedere le immagini arrivano da provider immagini diversi e quindi voi volete vedere solo quelle che arrivano da un determinato provider oppure solo quelle che hanno una determinata componente nel nome, che ne so. Magari sono immagini responsive, vanno dentro una stringa che vi dà la dimensione. Quindi voi potete scrivere, per esempio, underscore 768 e vedere tutte le risorse che hanno nel nome underscore 768. Oppure scrivere domain, due punti, Akamai e vedere tutte quelle che arrivano da Akamai. Piuttosto che anche avere delle query un pochino più complesse, quindi che ne so, status, due punti, 404, spazio, underscore 768, quindi fammi vedere e filtro immagini, fammi vedere le immagini che contengono underscore 768 nel nome e che sono andate in errore 404. Quindi lo strumento, soprattutto quando poi i siti sono molto ricchi, da un punto di vista di flessibilità di ricerca e di analisi, è molto 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 flessibile e comunque diciamo completo, nel senso che si possono appunto scrivere logiche di filtro e individuazione delle risorse importanti. Ci sono esempi banali su cui questo viene molto utile, arrivo, per vedere se una risorsa è caricata due volte, per esempio. Un tipico caso è quello appunto di verificare se le immagini responsive sono caricate correttamente, quindi non viene caricata più di un'immagine, per esempio perché ci sono, che ne so, eventi di scroll o di resize della pagina, quindi bisogna effettivamente verificare cosa succede. In quel caso voi potete scrivere il nome dell'immagine e poi fare quello che dovete fare, vedere se cambia poi nella vostra logica di filtro, se compare un'immagine in più o se resta sempre quella lì, per esempio, per vedere appunto se ne è stata caricata un'altra. Dimmi. C'è una specie di glossario dove trovare questi Se c'è una specie di glossario dove trovare i filtri, sì. filtri? Sì, c'è, anche se non c'è un posto unico dove trovare tutte le informazioni. Perché gran parte delle informazioni sono affidate o a dei podcast o a dei video, magari sulla singola funzione che è stata aggiunta, ma non c'è un repertorio complessivo che ti dica tutto quello che c'è da sapere sui developer tool. Devi purtroppo mettere insieme informazioni mano a mano, perché ogni volta che viene aggiunta una funzionalità viene fatto una spiegazione, diciamo, della funzionalità nuova, ma non c'è un indice generale. Però sì, no, in particolare su queste cose. Sì. Come chiamare i filtri, Sono principalmente tre quelli che diceva Matteo, quindi do dominio, is, se running. Ma se scrivi smetti trattino dovrebbe suggerirti un po', se sei ultimato. Sì, allora ha una logica di autocomplete, quindi quella è un'altra componente che si può usare. Il trattino, che è un buono stratagemma per scoprire quante cose ci possono essere, è legato al fatto che un filtro inverso, quindi non darmi quelli che, però avendo la logica dell'autocomplete, mettendo il meno, lui ti propone tutti perché è una sintassi appunto da filtro e quindi lui propone tutte le chiavi di filtro che ha a disposizione, che appunto poi non sono tantissime, appunto c'è lo status code, alcune rispetto ai cookie, lo schema, la priorità.
se in caso di contenuti HTTPS, quali sono i contenuti in mixed content, quindi quelli che sono stati erogati in HTTP, il MIME type, il metodo, quindi diciamo il criterio di chiamata HTTP, un criterio di filtro per dimensione, che è larger than, che quindi si può usare ovviamente in larger than in positivo e meno larger than, che vuol dire smaller than. 100 inteso come kilobyte, immagino. Sì. Sì. E poi il dominio, gli header e is, che non so cosa faccio in realtà, invece. Questo proprio mi manca. Cosa fai? Meno is. Is image. Piace. Is running. Is from cache. Is running. Is from cache, quindi nel caso di quando, immagino si tratti della cache del browser, quindi se io ho delle risorse che sono state cacheate, per esempio nel caso di utilizzo di, che ne so, librerie tipo jQuery che sono fornite da una CDN, se io ho visitato altri siti in passato che utilizzano la stessa versione di jQuery ed erano caricate dalla stessa CDN, sui prossimi siti che visiterò non avrò più bisogno di scaricare quelle risorse, quindi sarà già presente nella cache del browser. Come in questo caso, per esempio, Twitter. Io oggi ho utilizzato Twitter con questo browser e quindi lui mi dice: guarda che probabilmente il file è già nella cache del browser. Una cosa che si può fare da qui, una cosa pratica, quando analizzo le risorse con il type network e filtro per esempio per JS, alcune piccole cose che si possono scoprire sono se per esempio JavaScript non fosse minificato, quindi quando vado ad aprire singolo file nel preview io vedo se il file è minificato. In questo caso per esempio minificato cosa vuol dire? Che il file è privo di commenti e di spazi tra i vari simboli, quindi il peso della risorsa è minore rispetto a se fosse un file leggibile, come quando per esempio scrivo JavaScript. Questo rimane leggibile. Se io minifico il file, i tempi di trasferimento dal server al browser saranno minori. Qui per fortuna la stampa mi sa che sta facendo un buon lavoro. Quindi ogni file è minificato e da qui voi riuscite a vedere. Quindi filtrate per JavaScript, aprite file per file e andate a vedere su preview. Se per esempio vedete che questo file non è in questo stato qui, quindi vedete proprio righe che vanno a capo, quello potrebbe essere un'opportunità di ottimizzazione che richiede poco effort, ma invece lato web performance potrebbe portare un miglioramento significativo, soprattutto nel caso di file pesanti. L'altra cosa che si può vedere è sempre da... Ah, ovviamente, scusate, sì, la minificazione la dovete fare voi, la fanno... negli strumenti. Sì, automatizzati. Sì, a me però per esempio anche di occhio, nel senso che mi sono trovata a modificare dei file che non avevo fatto io, però avevano commentato il PHP con doppio slash, quindi mi sono ritrovata documentata con tutto il resto della pagina. Sì, direi che il problema sta a monte, nel senso che non ci dovrebbe essere del PHP dentro un JS. Comunque sì, no, nel senso ci sono anche dei problemi, se vuoi, invece, come dire, più pertinenti sulla falsariga di questo, cioè se i browser sono ragionevolmente tolleranti e quindi di solito riescono a digerire sia l'HTML ma anche il JavaScript nonostante qualche errore. Se un file è minificato invece e non era sintatticamente corretto, la possibilità che qualcosa vada storto aumenta in maniera significativa. Quindi diciamo che la buona pratica vorrebbe che si facesse un linting, quindi un'operazione di controllo sintattico di validità del file, quindi semplicemente passare da un filtro che dice ok, tutto a posto, non ci sono parentesi che non corrispondono, non ci sono righe che non sono terminate correttamente e così via. Poi il linting può essere anche maniacale, nel senso al punto da suggerire tutta una serie di azioni di ottimizzazione, ma anche soltanto a livello di controllo sintattico è importante per garantire che un file appunto sia corretto. A quel punto la minificazione nel 99% dei casi lo lascia esattamente com'è, soprattutto se non è particolarmente aggressiva come minificazione. E dico se non è particolarmente aggressiva perché durante la minificazione ci sono anche dei processi, per esempio, di
lo vedete quando avete un file minificato, tutte le variabili sono A, B, C, D, X, T, no? Perché ovviamente occupano meno spazio, quindi il minificatore cosa fa? Man mano che trova un token, cioè una stringa che corrisponde ad un nome di una variabile o comunque di un oggetto, prova a sostituirlo con una cosa più piccola. Allora, in questi casi non è semplicemente tolgo gli spazi e tolgo i commenti, ma comincio anche a modificare il contenuto. Ci sono dei casi in cui il minificatore, anzi questo è abbastanza normale, il minificatore riscrive certe sintassi perché sono più efficienti, quindi usa dei costrutti che sono meno intelligibili dal punto di vista del codice, ma equivalenti dal punto di vista della funzionalità. Più strutture, diciamo, più riscritture di questo tipo si aggiungono e più, se il codice non è scritto bene, si rischia di non avere un codice equivalente. E qui ci sarebbe da spezzare una lancia per gli unit test. Altra parte di filtraggio che volevo farvi vedere è la modalità di visualizzazione delle risorse. Praticamente si può vedere in modalità compressa, come stiamo vedendo adesso, quindi... Sì, ti suggerirei. Command più. Command più, per un paio di volte. Non forse. Si vede. Secondo me si legge meglio. Grazie. Un po' più grosso. Praticamente da questo tool view potete vedere... cambiare, invertire da una all'altra, quindi visualizzazione compressa, quindi pochi dati, e visualizzazione un po' più espansa. Per esempio qui si può vedere nella colonna size, se, si può scoprire se viene utilizzata la compressione gzip o altre compressioni lato server. Per esempio in questo caso si vede che viene utilizzata perché questo è il peso della risorsa trasferita, e questo è il peso della risorsa scompattata e visualizzata nel browser, quindi il file arriva compresso e, non nel caso di immagini però, perché le immagini sono binarie quindi non vengono compresse via gzip. Nel caso di file JavaScript e CSS, qui per esempio si vede che il server utilizza la compressione gzip. Si può anche vedere dai header, andando sulla risorsa, per esempio CSS, andando a vedere nei header dovrebbe esserci, eccolo qua, accept encoding gzip, quindi la risorsa è compressa lato server. Ecco, quello che dicevo prima, per i JavaScript minificati vale anche per i CSS. Per esempio qua vediamo che la stampa ha fatto un buon lavoro con i CSS, però non sembra che l'abbiano fatto per i CSS, quindi hanno CSS non minificati. Se noi adesso prendessimo questo file, lo andassimo a minificare, si raserebbero via altri kilobyte di peso completamente inutile. Quindi queste sono ottimizzazioni, come dicevo prima, che richiedono poco effort, ma se soprattutto i siti grandi come questo, con alto traffico, ogni kilobyte tolto a una risorsa, sono ottimizzazioni che sommate fanno la differenza. L'altra cosa che si può vedere sempre da questa parte è quanti font custom utilizza un sito. I font sono un altro dei nemici, diciamo, numero uno del web performance, soprattutto i font custom e soprattutto font che sono caricati non in modo asincrono, quindi che magari sono inclusi con add font face direttamente nel CSS, perché cosa succede? Se viene fatto così, se viene incluso direttamente nel CSS, il browser deve aspettare che scarica tutto il CSS e poi deve aspettare, vedere nelle classi dove questo font è applicato, applicarlo. E a volte capitano quegli effetti che si chiamano flash of font style text, quindi vedete testo normale e poi vedete un flash di testo applicato. È sempre comunque meglio che flash of invisible text, perché alcuni sistemi operativi, alcuni browser meno moderni non ti fanno vedere nessun testo prima che il font custom venga applicato, quindi qui vedresti il contenuto bianco e dopo, quando il file arriva, il browser fa il rendering eccetera, vedi un flash di testo e vedi il contenuto. Questo incide parecchio sulle performance percettive, quindi l'utente non vede il contenuto per dei secondi e potrebbe anche abbandonare il sito. L'altra cosa sulle immagini, qui non penso che si possa vedere, no, Chrome non fa vedere se si può ottimizzare, no. Purtroppo no, quindi quello che possiamo fare sulle immagini è vedere semplicemente il tipo di formato. E quindi in alcuni casi, per esempio nel caso di foto, qui vabbè sono i log, quindi PNG va bene. PNG è un formato molto più recente di GIF è nato negli anni 80, quindi
Nel caso di loghi è sempre meglio utilizzare PNG, quindi se ci sono dei loghi in GIF e vengono convertiti in PNG e compressi con un tool come per esempio Image Optim, che è questo tool qua, dove tu trascini un'immagine e lui te la converte, o come diceva Matteo, automatizzando durante la build. Per esempio sì? Un grafico con cui collaboro, lui preferisce comunque combinare con GIF, perché comunque rispetto ad altri formati restano leggeri. Il grafico dice che GIF rimane più leggero di PNG. Qui entriamo... È un grafico, come dire, che applica comunque una sua... correzione visiva, sì, sì, nel senso che la GIF è limitata a 256 colori e quindi normalmente quello che fanno i software che salvano in GIF è riducono il numero di colori ottimizzando o un algoritmo di dithering, quindi sostanzialmente mettendo due puntini di colore diverso uno vicino all'altro che visivamente danno l'impressione che quell'area lì abbia un colore intermedio perché la palette è limitata. Oppure facendo un'operazione cosiddetta di posterizzazione, cioè riducendo veramente il numero di colori al massimo disponibile di 255 e quindi dicendo becco quello più vicino, nel senso trovo 255 più significativi di questa immagine e poi se questo qua è un po' più chiaro, quello è un po' più scuro, io ne ho uno solo, ne uso uno solo, a differenza del dithering che dice trovo quei colori con cui posso riprodurre nella maniera più vicina possibile i colori di questa immagine, al punto che magari in quel caso nessuno dei colori della palette è un colore vero dell'immagine, ma mettendoli uno accanto all'altro il risultato finale è più vicino. Questa cosa, siccome il GIF comprime in maniera orizzontale, e comprime con un criterio del tipo se quello che viene dopo il pixel che sto analizzando è dello stesso colore, allora dico che è dello stesso colore e poi vado avanti. Quindi, nel caso di immagini posterizzate, cioè dove io ho ridotto a 256 al massimo il numero di colori, chiaro che per un logo potrebbe essere molto diversa la cosa. Se un logo geometrico non ha linee diagonali, per cui si richiede di avere una sfumatura in modo da non avere la seghettatura, a quel punto magari è veramente un numero di colore limitato, magari ne ha 25, 28, 30. Allora in quel caso potrebbe essere una scelta, ma il PNG da quel punto di vista funziona allo stesso modo. Il GIF era scelto per due ragioni: il primo perché aveva la trasparenza ed era l'unico formato che lo aveva, il PNG lo implementa su tutti i browser tranne Internet Explorer 6, su cui è possibile comunque ancora, se proprio uno volesse supportarlo, con un hack. Il PNG però ha il vantaggio di avere comunque la possibilità di lavorare o a 8 bit o a 24 bit, anzi 32 considerando la trasparenza, quindi utilizzando comunque tutti i colori possibili. E poi è un po' più efficiente nella compressione, nel senso che utilizza sempre questo criterio: se il secondo è uguale al primo, scrivo che è la stessa cosa, però lo fa con, mi pare, 64 modalità diverse con cui trova questo tipo, diciamo, di ottimizzazioni, di cui 6 più o meno vanno sempre bene, le altre sono veramente un po' da esorcisti. In più il GIF è un formato che ha dei diritti applicati, nel senso che non è libero da diritti dal punto di vista della licenza di compressione e decompressione, mentre il PNG sì. È una delle ragioni per cui è nato il formato PNG, per dire miglioriamo il GIF e in più svincoliamoci dal dover pagare delle royalty a chi ha inventato il GIF. Credo che nel frattempo le royalty del GIF sono scadute, per cui oggi questa condizione è rimossa, quindi non c'è più... i browser non devono pagare, i produttori di programmi software non devono pagare più nulla, però il PNG è comunque più efficiente. Notare, più efficiente finché parliamo di immagini tipo grafico. Per esempio, se voi avete un bel grafico di Excel, PNG. Se voi avete una fotografia di chiunque, fotografia inteso una roba ripresa dal mondo reale, allora JPEG o UMP o altre... diciamo altri formati comunque per immagini tipo fotografiche. Quando siete su un'immagine di sintesi provate tutte e due, perché è una bella lotta, nel senso che le immagini di sintesi mostrano parecchi difetti, cioè sono quelle create da un rendering 3D per intenderci, hanno una costruzione diversa, per cui il JPEG introduce più facilmente dei difetti che si vedono, si notano proprio a occhio nudo, per cui bisogna tenere dei fattori di compressione più deboli.
e a quel punto a volte il PNG è più efficiente, però è un caso limite, a meno che non siate tutti architetti. E l'S? SVG è un formato completamente, magari lo facciamo la prossima, lo facciamo sul formato immagine. SVG è un formato vettoriale, vettoriale, un XML di base. Lo puoi inserire come un file esterno oppure come immagine, al posto dell'immagine. Allora, puoi usare il tag immagine img src uguale, mette l'svg uguale, quindi da quel punto di vista lì non cambia niente. Ci sono piccole, sì, allora messo dentro le... allora dipende ovviamente da quanto vai indietro, infatti stavo per dire Android 2.3 no, cioè fino ad Android 2.3 direi di no, non legge gli SVG. Internet Explorer li legge con alcune limitazioni, perché in realtà gli SVG possono essere inseriti in pagina in diverse modalità, cioè come immagini, img src uguale file.svg, quella è quella più universale e anche la più scomoda dal punto di vista della possibilità di utilizzare il CSS per modificare il comportamento dell'SVG, perché il browser è in grado, siccome l'SVG è un HTML della grafica, se io lo metto in pagina dentro un tag img, il browser dice per me è un'immagine, la prendo, la renderizzo e la metto lì. Se io invece lo metto in pagina in altro modo, che può essere per i browser più recenti, proprio metto l'SVG direttamente in pagina, oppure uso un object, che è un contenitore più semplice, oppure alla peggio uso un iframe. Queste modalità permettono di accedere alla struttura dell'SVG esattamente come se fosse una struttura HTML, quindi gli strumenti da questo punto di vista, senza andare su JavaScript, ma sono gli stessi, cioè col CSS io posso usare un selettore che mi va a prendere un nodo dell'SVG e lì posso dire tu hai questo colore qua o tu hai questo spessore qua o questo colore di tratto qua. I parametri, diciamo, a quel punto le regole CSS hanno degli attributi e dei nomi che sono quelli dello spazio, diciamo, dell'SVG. Però questo permette di fare, che ne so, per esempio, di avere delle icone di un sito, di averle in formato SVG, bianche e nere, e però di poterle colorare a piacere a seconda di dove le si va a posizionare nel sito. Perché io via CSS, l'icona è sempre la stessa, quindi va in cache, viene intrattenuta, viene caricata una volta sola, e io poi una volta ce l'ho azzurro, una volta ce l'ho bianco, una volta ce l'ho verde, se capita, per esempio avete l'icona sull'immagine chiara e volete la variante nera su bianco invece che su bianco su nero, questo è uno dei casi più normali. Se la metto sopra un'immagine, magari ho il player video, lo voglio cambiare a seconda dei casi. E questo è un caso in cui col CSS, una riga di CSS, vi risolvete il problema sempre a partire dallo stesso file. E l'SVG, essendo in formato vettoriale, scala. Vediamo cosa c'è di SVG, per esempio, sul sito di... Sì. Altra cosa che vorrei aggiungere è che si possono anche fare delle animazioni, quindi tu puoi animare le SVG, per esempio i pulsanti che hanno diversi stati, tu puoi avere in una sola SVG inglobati diversi stati del pulsante, quindi il pulsante che per quel concetto del conversation o UI, quindi faccio clic su un pulsante, parte un loader e questo è tutto all'interno dello stesso file. L'altra cosa che bisogna tenere in considerazione è che se tu le metti SVG inline non vanno nella cache, quindi se ce l'hai direttamente in HTML bisogna fare attenzione, se sono piccole parti va bene, già se fosse un file un po' massiccio sarebbe meglio metterlo come esterno. Loro lo utilizzano per dei pulsanti per esempio e per le icone, quindi tutte le icone della navigazione per esempio in questo caso sono SVG. Tu mi volevo farmi vedere questa roba qua, ok. Tu c'hai la tessera, c'hai americana o italiana? Italiana. Italiana, quindi è qua? No, è dove? Cosa vorresti fare? Zoomare? È qua. Allora, questo è un login SVG. Come vedete, voi lo ingrandite 400%, 500% e continua ad essere... Cioè, la qualità è la stessa che ha quando è microscopico e il peso che ha è la stessa. Quindi, per esempio, formati Retina, sempre un file solo, perché su Retina viene renderizzato grande due volte, nel senso ogni pixel in realtà sono due pixel, e su un device normale no. Quindi questo è il grande vantaggio dell'SVG. Poi, appunto, la possibilità di modificarlo dinamicamente via CSS, si possono generare animazioni, oppure si può modificare interattivamente via JavaScript,
che è un'altra cosa che si può fare, cioè io posso avere un comportamento utente sulla pagina che cambia un pezzo del SVG, per esempio, poi io potrei avere delle componenti del logo della mia immagine che accendo o spengo a seconda di quello che fa l'utente o a seconda di dove sono nella pagina, piuttosto di quello che succede tramite JavaScript o CSS. Potrei avere, non lo so, per esempio, immaginate un cruscotto di un'automobile dove ho la ghiera con i numeri e poi ho la lancetta. Io posso far muovere la lancetta, cioè dire alla lancetta che angolo di rotazione ha, posso dirglielo via CSS, posso dirglielo via JavaScript, a seconda di, che ne so, magari un dato che leggo della pagina, il numero delle battute dell'utente su una forma. Ci possono essere anche delle cose banalissime. E posso modificare l'immagine semplicemente dicendo questo nodo qua è ruotato di 1, 2, 3, 4 x gradi e quello mi cambia la posizione della lancetta sul tachimetro. Queste cose si possono fare in maniera molto molto semplice con gli SVG. Sì, volevo, per approfondire a questo discorso, volevo consigliarvi due risorse. Una è quella di Smash Magazine, cioè, ci sono diversi articoli da diversi autori, soprattutto da questa ragazza qui, Sara Suedan, e poi ci sarebbe anche un libro di Book Apart. Ah, quello di Chris Coyer, sì. È il libro di Chris Coyer che parla proprio di SVG, non questo, scusatemi. Practical SVG. Ma perché sta cercando una cosa che poi nel momento in cui trova... Ci sei? Eccolo qua, questo libro qui, poi vi gireremo magari il link, è un libro in inglese, un brief book di 100 pagine più o meno, e parla proprio nel verticale di SVG, di come utilizzarlo, è molto molto completo. Tornando a noi, l'altra cosa che si può fare dal Tab Network è esportare un file HAR, HTTP Archive, il formato in HTTP Archive, per fare cosa? Praticamente... lui prende come se fosse un archivio di tutto quello che avete visto qui, analizzando il sito, e fa un file unico con tutti quei parametri che si possono poi importare in diversi tool differenti, come per esempio questo, il tool di analisi del HAR. Non fa altro che ripetervi la timeline, quindi non il waterfall, con tutti i relativi parametri di ogni singola risorsa. Non ho ancora trovato un utilizzo pratico di questa parte, però c'è e si fa in questo modo, facendo clic destro su una qualsiasi risorsa, Save as HAR, e lui vi salva praticamente un file su dove volete salvarlo, e poi questo file può essere importato in ulteriori tool di analisi più approfondita. Io personalmente non lo utilizzo, però volevo specificare che c'è anche questa possibilità. C'è qualcos'altro che vogliamo vedere di questo tab? Tu cosa vedi come... Quello del waterfall, Matteo ve l'ha già fatto vedere. Però direi che possiamo dedicarci un po', mi sembra giusto. E... come faccio a isolarlo tutto? Facciamo così? Ma no, ti direi che in realtà lo isoli meglio se fai... No, tieni pure le colonne più aperte. Di sinistra, altrimenti non si capisce, però invece isolalo qua, prenditi un secondo. Ah sì, si può. Ecco, una cosa che invece ne approfittiamo per farvi vedere è che, allora, il tool vi mostra, come vedete, in realtà quello che succede anche graficamente, vi fa vedere quello che succede mano a mano che viene caricata la pagina, no? Quindi questi bastoncini sono, come vi indica, il tempo di caricamento, quindi un secondo, due secondi, tre secondi. Le righe sono colorate a seconda dei formati che vengono scaricati e del tempo che ci mette il browser a scaricare le singole componenti. Voi potete, tra l'altro questo è un vizio delle pagine oggi, cioè il fatto che di fatto continuano a scaricare roba anche dopo che hanno finito di montarsi, perché ci sono le pubblicità che fanno le richieste per sapere se devono aggiornarsi, ci sono... i feed, ci sono delle componenti in lazy load, ci possono essere n cose che ogni tanto scaricano un pezzettino, e quindi in realtà il vostro
diciamo, pannello del network continua a crescere, anche se per delle componenti che A, non sono particolarmente significative perché ormai la pagina è finita, e B, diciamo così, disturbano la comprensione di quello che può essere il momento più importante, cioè quello iniziale della pagina. Quello che voi potete fare è filtrare, non tanto a quel punto per singola risorsa, dominio, quello che è, ma per intervallo di tempo, quindi stringere la fotografia che vi restituisce la visione sotto attraverso quelle maniglette che potete configurare semplicemente trascinando col mouse sopra la timeline. Una volta che avete fatto un minimo di trascinamento, lui vi crea le maniglie, a quel punto vi andate a posizionare le maniglie sull'intervallo che vi interessa. Lo stesso tipo di strumento sarà utile nella parte di performance. Isolando un pezzo in questo modo, voi sotto vedete, a quel punto potete visualizzare in maniera, come dire, più rilevante quello che può essere il waterfall, cioè la cascata, posto che voi non abbiate riordinato, nel senso cliccato su una colonna per modificare l'ordine con cui vengono listate le risorse, che si resetta, se non sbaglio, quando caricate. A quel punto il waterfall vi mostra la catena, diciamo così, la sequenza con cui sono state caricate le varie risorse e quindi l'ordine con cui il browser ha gestito il caricamento dei vari pezzi, ed è abbastanza importante per rendersi conto, appunto, per esempio, del fatto che quando ci si scarica da un singolo dominio e si è in HTTP1 ci sono solo X connessioni disponibili, sì. E quindi il browser deve esaurirle, quindi di fatto quando ne è finita una comincia quella dopo, e abbiamo questo tipico andamento a scalino, cosa che appunto in HTTP2 non abbiamo, nel senso che non avendo questo vincolo, nel momento in cui il browser conosce le risorse che deve richiedere, le richiede, e in quel caso la fotografia non è in questi scalini progressivi, perché appena libero una connessione faccio la chiamata successiva, ma è completamente verticale e poi termina a seconda, diciamo, del peso delle risorse che sono state scaricate. La componente bianca e lo store, cioè quanto il browser ha dovuto aspettare pur avendo liberato la connessione per poter cominciare a scaricare, quindi per poter fare la richiesta. Quindi in realtà nella coda ci è rimasta 87 millisecondi questa risorsa, nella coda di scaricamento. Dopo 87 millisecondi il browser ha cominciato a gestire il caricamento di questa risorsa, ma ne ha dovuto aspettare 10,48 millisecondi prima di poter fare la richiesta. Questo può essere legato o ad un'occupazione del thread di caricamento, oppure semplicemente perché non aveva la possibilità di caricarla perché aspettava di avere una connessione disponibile. E poi c'è il tempo che ci ha messo la risorsa ad essere scaricata, c'è il tempo che ci ha messo il browser, il server a rispondere. Quindi il browser ci ha messo 68 microsecondi a fare una richiesta, il server ha cominciato a rispondere dopo 70,94 millisecondi, quindi il time to first byte, tempo fino al primo byte, che misura effettivamente la velocità di risposta del server. Un esempio molto semplice: se voi avete le pagine statiche in HTML, il server, che sia Apache, che sia Nginx, che sia IIS, le prende e le dà al client, al browser. Quindi questo tempo può essere nell'ordine dei, diciamo, decine o centinaia di millisecondi. Se avete tutta una componente in PHP che deve andare a fare delle query sul database, generare la pagina, compilarla tutta, renderizzarla e poi mandarla al client ogni volta in diretta, questo tempo sarà ovviamente più lungo, perché il browser, il server riceve la richiesta, la passa all'handler PHP, l'handler PHP fa le query sul database e così via, quando è finito tutto comincia a restituirla, nel senso che tipicamente va in streaming anche la parte, diciamo, di compilazione della pagina, a meno che non abbiate delle tecniche di no buffering, e quindi aspettate di avere tutti i pezzi e poi buttate fuori il blocco alla fine. E quello vi dice, quindi il time to first byte può diventare molto alto. Se il vostro tempo di lavorazione lato server è lungo, il time to first byte è molto alto, perché non è che il server non sa, cioè non vuole rispondere, sta aspettando che completi la lavorazione per poter mandare fuori l'HTML, e questo è effettivamente un di analizzare l'unico metrica, sì, che è l'unica metrica su cui lavorare, diciamo, lato set-end. Potrebbe... Se uno dice che il sito è lento, intanto si può andare a vedere in che modo rispondono
Esatto. Sì. Da qui lo puoi capire. Tieni conto che in questo momento noi lo stiamo guardando qui, con questa connessione e con questa distanza fisica del server. Questa parte qua può dipendere anche, cioè questa metrica può dipendere anche da quanto sei distante dal server fisicamente, perché c'è la latency, ci sono diversi criteri, se per esempio se sei su una connessione mobile ci sono anche ulteriori... Io penso che ci sia una finestra, una fornice... No, sopra, 300, sopra 300 millisecondi è lento. 300 millisecondi diciamo il benchmark migliore, se riesci a stare sotto diciamo che stai facendo un buon lavoro. Migliore nel senso che sopra devi portare il problema, sotto no. Ok. In questo caso almeno la stampa sta facendo un buon lavoro. Quindi ma questo cos'è? È l'HTML. L'HTML? Sì, no. Sì, quindi... Beh, potrebbe esserci Varnish per esempio in questo caso, nel senso uno strato di cache non arriva neanche a toccare il web server dietro. Vediamo. Dovresti guardare se ha degli header che ce lo dicono. Cache control, no cache. Eh no, loro hanno cache molto probabilmente perché potrebbero cambiare spesso le notizie. No, quello ok, però in realtà tra l'altro perché noi abbiamo fatto la richiesta come disable cache, per cui, però è su una CDN, quindi già quello è un CDN in capsula, quindi già quello ci dice che è cacheato diciamo esternamente. Sapete tutti cos'è una CDN? Content Delivery Network, ovvero sono una rete di server, di data center che in base a, loro guardano soprattutto la località e ti forniscono una risorsa dalla località fisicamente più vicina a te. Quindi se per esempio il sito ha visite in diversi paesi del mondo, se la CDN ha una data center in un paese da dove il visitatore sta visitando il sito, le risorse gliele fornirà da quella CDN più vicina a lui. In questo modo la latency è minore e l'arrivo delle risorse nel browser è molto più veloce. E la CDN funziona disaccoppiando il vostro server diciamo da quello del client. Quindi quello che succede è che il browser dell'utente fa la richiesta la stampa.it, la stampa.it dal punto di vista diciamo di su quale server va quella connessione va su quella della CDN più vicina, il contenuto che c'è sulla CDN viene diciamo allineato con quello del server della stampa vero, quello che sta qua a Torino o dove sta a Milano probabilmente, periodicamente secondo le regole che diciamo io la stampa decido di dare alla CDN, ma il contenuto che viene servito all'utente è quello della CDN, quindi in pratica potrebbe non essere uguale. Quello che fa diciamo la CDN lavora in termini preventivi, nel senso che se ha delle regole di aggiornamento dei contenuti li aggiorna in maniera con delle euristiche proprie, però tendenzialmente tende a fare questo ragionamento: io all'utente devo dare quello che ho io e non devo ritrovarmi nel caso in cui quello che ho io è vecchio per le regole che mi hai detto tu che sei il mio cliente e io non sono ancora venuto a chiederti la versione aggiornata. Quindi c'è questo traffico che in realtà però da un punto di vista di volumi è molto diverso, perché il grosso del traffico arriva sulla CDN, la CDN risponde senza andare dietro e poi la CDN si allinea periodicamente con quello che c'è dietro. Tutto questo se il contenuto non ha della personalizzazione utente. Perché se io ho una pagina in cui c'è scritto ciao Matteo, la CDN si attacca. Perché per dire ciao Matteo deve comunque venirlo a chiedere. Quindi, lo viene a chiedere, lo cache e poi a quel punto continua a darlo per il tempo in cui vale la mia sessione. Ok, stavo pensando alla domanda, è un po' più ultimo pezzo. Se io ho ciao Matteo, cosa succede? No, se la pagina è personalizzata in base al tipo di utente. Oppure al tipo di browser dell'utente è già più facile, nel senso che le CDN non hanno un concetto di una URL, un file. Quindi riescono a differenziano per gli header del client, per tutta una serie di parametri. Quindi hanno una logica anche molto ricca che si può sfruttare. Però questo vale sia per le CDN sia per gli strati di cache davanti ai web server, dei Varnish, oppure per gli strati di cache a metà, tipo memcached. Che sono per esempio su WordPress
MemCached è abbastanza utilizzato, nel senso che consente di staticizzare con dei tempi anche abbastanza brevi, però riducendo su alto carico l'impatto che c'è sui, diciamo, i meccanismi interni di rigenerazione delle pagine o di quelli sui database. E dicevo, se il contenuto cambia ogni volta che io lo chiedo, ogni volta che io utente lo chiedo, la CDN ha una difficoltà, nel senso che di fatto si ritrova a dover fare la richiesta al server della stampa per ogni richiesta che gli arriva, non ha mai qualcosa di pronto, perché una volta deve dire Marco, l'altra deve dire Matteo, la terza deve dire Sandra, la quarta deve dire Elisabetta. Questa è una delle ragioni per cui su siti dell'alto traffico si tende a costruire i siti in modo tale che la componente di pagina arrivi uguale per tutti. Poi la parte di JavaScript a quel punto in asincrono modifica la pagina in modo da mettere, ok, sei loggato, quindi ti cambia lo stato da loggati a benvenuto Marco. In questo modo però la pagina che esce è sempre la stessa. Poi quando arriva sul client, se c'è, la, diciamo, nella sessione la login è stata verificata, allora ti cambia lo stato. Perché così la pagina è uguale per tutti e a te utente arriva più in fretta. Ci sono CDN gratuite, ci sono CDN a pagamento, ovviamente. E... Ma quindi in questo caso la CDN ogni tanto ti va un po' a uccidere una tecnica di server side rendering, perché se ad esempio dici nel caso in cui vuoi personalizzare la pagina in base all'utente che si sta logando. E non è che te la uccide, il punto è che se tu hai, diciamo, questa cosa del costo, o in generale, insomma, dell'utilizzo di una CDN, è una valutazione di architettura, esattamente come la scelta di fare server-side rendering in componenti dinamiche. Quindi, nel momento in cui tu fai la valutazione e decidi per il server-side rendering, se hai a disposizione la CDN, devi valutare quanto quella scelta è compatibile con i benefici che ti dà la CDN. Quindi, stai rinunciando a dei benefici e li stai spostando lato server, va bene. Il lavoro che stai facendo lato server non è giustificato, perché in realtà avresti maggiori benefici di utilizzare la CDN e avere una pagina con delle componenti dinamiche client side, o testi o fai delle valutazioni architetturali, ma diciamo che se tu valuti solo uno scenario browser server, allora, diciamo, la tua valutazione si risolve lì. Se introduci uno strato intermedio, è chiaro che devi capire come, soprattutto se lo paghi, cosa ti conviene fare. Magari lo usi per certi tipi di risorse o per certi tipi di componenti, non per altri. Ripeto, sul sito dell'alto traffico le CDN hanno il grossissimo vantaggio di permettere a diciamo così, l'editore, chiamiamolo genericamente così, cioè chi pubblica i contenuti, di avere un'infrastruttura server anche abbastanza debole, cioè dove se domani faccio il botto e mi arrivano milioni di sessioni utente, io sto in piedi lo stesso. Perché? Perché le milionate arrivano sulla CDN e a me arriva un traffico che comunque devo gestire, però è che è filtrato di ordini di grandezza rilevante rispetto a quello che dovrei gestire. Se io pubblico un articolo che è per il contenuto a una richiesta di boom, a me non si può del server perché c'è la CDN che sta. Sì, per esempio una CDN gratuita che viene spesso utilizzata o per rispondere ad attacchi di denial of service, quindi quando qualcuno vuole mettere fuori uso il vostro server facendo milioni di chiamate contemporaneamente e non permettendogli di fatto di rispondere, oppure perché, come si diceva una volta, siete stati slash adottati, cioè se la vostra URL, una pagina del vostro sito finisce su un forum iperfrequentato e diventa un trending topic, per cui che sia Reddit, che sia qualunque cosa, dove ricevete un sacco di traffico, possibile che il vostro sitarello, che pagate 10 euro al mese, non ce la faccia a stare in piedi, no? Magari avete finito semplicemente la banda di traffico, no? Allora, per esempio, ci sono delle CDN che da questo punto di vista hanno un livello di servizio gratuito, Cloudflare è una di queste, che fa esattamente questo tipo di servizio, cioè vi permette di tenere in piedi il vostro sito nel momento in cui avete un picco di traffico mostruoso. Voi andate su Cloudflare, vi registrate, lo configurate, dovete avere la possibilità di spostare il vostro dominio, quindi di fare gestire a Cloudflare il vostro dominio, in modo che le richieste non arrivano più al sito ma arrivano a loro, e loro ovviamente a quel punto, alla peggio mantenendo una copia statica, tanto che Cloudflare è in grado di erogare un sito anche se il vostro server è andato giù, perché si tiene una copia statica. È ovvio che deve essere una, cioè nel senso,
Tra l'altro, quando va giù il server, ve lo dico, mi dicono: è andato giù il server di là, ti sto dando una copia statica, magari non è aggiornata, però ve la dà. Quindi, se volete leggere una roba che è sulla bocca di tutti, riuscite a farlo. Sì, su CDN sarebbe interessante magari fare un talk proprio verticale, se qualcuno... Sì, sì, infatti grazie, si raccolgono anche degli spunti, delle idee interessanti. Io proseguirei perché siamo già a 1:10, più o meno. E beh, arriviamo da arrivare. Sì, certo, non abbiamo... se nessuno... se qualcuno... Se avete domande, possiamo... anzi, siccome non avevamo, come dire, un talk di ospiti o di nessuno in questo giro... e quindi abbiamo fatto una sessione così più interattiva, sì, informale, con un tema che era quello, diciamo, della developer tool di Chrome, però se voi avete delle domande, cioè, sì, qualsiasi meetup sarà anche questa, nel senso, anzi. Sì, sì, lo spirito è quello di condividere le conoscenze. Insieme, no? Andiamo avanti su Chrome DevTools. Facciamo che analizzare adesso l'altro tab, che è quello che si chiama Performance. Qui principalmente si possono fare cose leggermente diverse rispetto al network, ovvero andare proprio a fare il drill down di ogni singola attività che il browser fa, come il paint, il rendering, lo scripting, quindi per esempio per fare audit approfonditi di JavaScript, si possono fare da qui. E anche qui il concetto è di registrare quello che accade nel browser, quindi anche qui sono presenti dei pulsanti di registrazione e di ricaricamento. Qui non è presente disattivare la cache, però si può fare con si può ricaricare la pagina con Command Shift R, e in questo modo il browser svuota la cache. Questo è un comando generale di Chrome, quindi anche se visitate degli altri siti senza analizzarli. Sì, tra l'altro una cosa divertente, se tieni premuto sulla qua sulla rotellina di caricamento, non questa, tieni premuto, se avete il developer tool attivo, ve lo esplicita. Esatto. Sì, infatti qui fa vedere che Command Shift R è il comando che fa praticamente un reload svuotando la cache del browser. Cioè, svuota la cache del browser, sì, quindi il sito viene considerato come se fosse la prima visita. Quindi Non bisogna usare la navigazione incognito, bisogna chiedergli una hardware. Puoi anche utilizzare la navigazione incognito, effettivamente. Sono tutti metodi validi, fanno più o meno la stessa cosa. Svuota la cache e ricarica manualmente. Adesso si è bloccato un attimo, volevo provare a registrare una sessione e vedere che dati ci farà vedere la stampa. Perché è passato a Performance, chiede appunto di... cioè chiede una nuova registrazione passando da Network a Performance? Sì, perché Network fa un audit di tutte le risorse che compongono una pagina. Quindi immagini, JavaScript e tutti gli altri file che sono presenti o che vengono chiamati da dentro l'HTML. Invece Performance fa proprio un audit diverso, lui fa vedere proprio che cosa fa il browser. Sì, in generale, allora il concetto è... per costruire la pagina. Allora l'inspector, quindi diciamo il developer tool, voi li potete aprire in qualsiasi momento. Se li aprite, avete già caricato la pagina, avete a disposizione gli elementi di pagina, quindi potete navigare sui nodi del DOM, individuare i pezzi, leggere il CSS, vedere il sorgente del JavaScript e così via, ma non avrete la vista né network né performance, cioè li avrete ma saranno vuoti, perché non essendo attivo il pannello del developer tool quando è stata caricata la pagina, non ha documentato quegli eventi lì. La documentazione degli eventi di caricamento o di performance sono due profili diversi, per cui bisogna decidere quale dei due fare. In realtà, se voi fate quello delle performance, vi ritrovate gratis quello del network; se fate quello del network, non vi ritrovate gratis quello delle performance, perché la richiesta deve essere specifica. Quello che sta facendo qua il browser, che si chiama appunto profiling, è il caricamento della pagina. Poi a un certo punto, quando decide che la pagina è completamente caricata, interrompe quindi questa analisi e ve la rende tutta disponibile. Cosa vi rende disponibile? Vi rende disponibile
la sequenza temporale, diciamo, che ha all'interno della quale è avvenuto il caricamento, e vi fa vedere in maniera, ahimè, un po' complessa, nel senso che c'è una marea di roba da far vedere. Vi fa vedere, quindi abbiamo una solita timeline con i riferimenti temporali in alto. Poi abbiamo un grafico che documenta la velocità di generazione dei frame del browser, cioè sostanzialmente quanto velocemente Chrome è in grado di aggiornare la visualizzazione della pagina, con dei segni rossi che marcano quando non riesce a stare entro i limiti di efficienza, che sono spie di tipicamente di, come dire, una congestione dal punto di vista dell'elaborazione della pagina, nella stragrande maggioranza dei casi legata a delle attività JavaScript, ma non sempre. Poi sotto vedete quelle specie di montagne gialle, bianche e viola. Quel pezzo di grafico lì è la parte gialla, l'occupazione della CPU per l'esecuzione del JavaScript, e le parti blu, viola e così via sono invece per la parte di CSS, HTML e così via. Paint, Reflow. Esatto, e poi magari ci sarebbe da fare anche lì un discorso su cosa vuol dire per il browser generare una pagina. Poi c'è, è stata abilitata da quel flag screenshot, c'è la parte di screenshot, quindi c'è uno screenshot per ogni aggiornamento, diciamo così, della pagina dal punto di vista di quello che era in grado di disegnare il browser. Questo è molto importante, nel senso che in realtà generare gli screenshot richiede un minimo di overhead, per cui la pagina di fatto è un filino più veloce nella realtà che non nel momento in cui la misurano qua. Però l'overhead è, diciamo così, lo possiamo tranquillamente ignorare rispetto al vantaggio che ci dà nel comprendere cosa succede ovviamente sulla pagina. Poi c'è, perché Oleg tiene tutto, anche il livello di occupazione della memoria del browser, che è l'ultimo grafico sotto gli screenshot, il pezzettino lì blu, esatto. E poi sotto c'è un pannello multitab. Dunque, il primo è un po' la ripetizione del network. Allora, è multitab più multifiltro, diciamo così. Allora, il primo è effettivamente quasi la ripetizione del network, cioè vi fa vedere in realtà in quell'intervallo di tempo che voi state fotografando quali erano le richieste che il browser stava facendo e per che cose. E all'interno di ciascuna vi dà non soltanto il tempo, come ve lo dava il pannello network che vi diceva è arrivato dopo x millisecondi e così via, ma in questa lista qua vi dice anche per ciascuna risorsa che cosa ha fatto il browser dopo, cioè quando ha cominciato a passare il contenuto che gli arrivava. Questo vale per HTML, CSS e JavaScript, e quanto tempo ci ha messo poi per finire di generarlo. Quindi per esempio sulla parte di HTML, come arriva l'HTML, il browser comincia a, quindi non aspetta che sia arrivato tutto il file HTML per cominciare a leggerlo e capire cosa c'è dentro, mentre gli arriva lo legge come se fosse un video, comincia a guardarsi un film dai titoli iniziali, e un po' come popcorn time. E quindi il browser in questa vista qua vi dice poi quanto tempo ci ha messo per finire di, per esempio, di fare il parsing dell'HTML, quindi di capire che cosa c'era all'interno dell'HTML. Il parsing dell'HTML determina la coda di richieste di caricamento di risorse, perché mano a mano che legge l'HTML scopre immagini, CSS, font e così via. Non esaurisce, non è l'HTML ad esaurire la coda di richieste, perché nel CSS ci sono i background, i font, nel JS ci possono essere altre richieste che vengono calcolate a runtime e così via, ci possono essere i frame e cose di questo tipo. Poi sotto ancora avete l'esecuzione del, diciamo, di quello che è un singolo momento, un singolo evento. C'è la parte di interactions che vi documenta quando ci sono degli eventi utente, scroll, click, drag e così via. Poi c'è il main thread, che è quello che fa il browser in ogni singolo momento della sua esistenza, in cascata, nel senso che per ogni
componente, voi potete continuare a scendere a vedere il singolo pezzo di codice che si occupava di quella particolare esecuzione. In particolare sulla parte JavaScript questo mi può fare capire se ci sono delle componenti di codice che sono più lente di altre. Poi c'è la parte la parte di frame vi dice ogni frame in realtà quanto tempo ci ha messo, quindi 240 millisecondi, che equivale a 4 fotogrammi al secondo. Qui per esempio sarebbe meglio se stesse sotto i 50 millisecondi ogni singolo frame. Sì, perché notare che non è una roba semplice stare sotto i 50 millisecondi con un sito come la stampa. Certo. No, nel senso, questo lo diciamo per spezzare una lancia, nel senso che nello sviluppo di un sito di qualunque tipo, eccetto le demo fatte per le performance dai signori di Chrome piuttosto che di altri, diciamo, per le conferenze, ci sono tutta una serie di elementi che entrano in gioco che poi alla fine mandano un po' in bacca i conti. Quindi stare sotto i 50 millisecondi va bene se faccio una demo o se faccio una singola cosa in pagina. Quando in pagina ne ho n, certo dovrei pormi un problema, ha senso che abbia tutte queste cose in pagina, ma alla fine, come dire, noi facciamo i siti e non facciamo il business dei siti che facciamo, e quindi a un certo punto bisogna anche accettare il fatto che possiamo negoziare su certe richieste, possiamo lottare per far passare un approccio alla performance maturo, ma ci saranno dei requisiti su cui non potremo mai negoziare. Quindi ci deve essere il logo, ci deve essere il banner, ci deve essere, non lo so, terze parti, gli ADB, sì, il Facebook button e così via. Soprattutto non è facile negoziare tutto contemporaneamente, cioè una volta che il sito è fuori uno può anche dire magari il Facebook button invece che succhiare, anche se ne prendiamo in HTTP2 27 risorse, potremmo fare un bottoncino in CSS e linkarlo semplicemente alla pagina di Facebook. Va bene, trovare gli analytics a quel punto ce li avete da Facebook, però noi abbiamo risparmiato un tot di componenti di pagina. Queste sono, come dire, le logiche con cui si può cercare di ottimizzare la pagina togliendo. È come la fotografia: quando guardi l'obiettivo pensi a fare una bella foto, poi fai la foto, la guardi e dici mi ero dimenticato il palo, il cane, quell'altro che attraversava, no, perché ero concentrato su un momento. È un po' così, bisogna imparare a togliere. Volevo... perché 50 secondi non viene nessuno? Allora, in realtà l'obiettivo sarebbe di restare su 60 frame al secondo, che è la velocità con la quale avviene il painting sullo schermo. Esatto, giusto? Nel senso che allora ci si è dati come obiettivo 60 frame al secondo, perché 60 frame al secondo su animazioni, diciamo, di tipo ludico piuttosto che magari anche semplicemente interattive, ma è una soglia per cui non c'è una perdita di attenzione o un disagio esclusivamente, diciamo, percettivo da parte dell'utente. Cioè, se la pagina quando scrollate si impianta, beh, è ovvio, ve ne accorgete, e quindi cazzo, questo sito non funziona. Ma se non si pianta, ma è semplicemente un po' che un po' va, un po' non va, a volte sembra che sia molto fluido, a volte no, non avete quel tipo di sensazione cosciente del questo sito non va bene, perché... Però dentro, in realtà, diciamo, cognitivamente, c'è una sensazione appunto non piacevole. Il punto è che con le soglie di attenzione così ridotte come abbiamo oggi, qualunque di questi elementi per cui senza esserne consci non siamo contenti di quello che vediamo, ci portano ad andare via, nel senso che basta carico qualcosa che ci distrae e non ce ne andiamo. Quindi la soglia del 60 frame al secondo, che determina quindi 15 millisecondi in realtà come tempo ottimale, che diventano 50 come tempo limite, è legata a un fattore esclusivamente diciamo percettivo, ma proprio da un punto di vista di psicologia cognitiva. Quindi l'occhio a 60 fotogrammi al secondo non avverte fastidio, perché il movimento è fluido, è naturale. Sotto comincia a dover... Nota che noi compensiamo 24 fotogrammi al secondo che è il cinema, ma siamo straordinariamente abituati a compensare 24 fotogrammi al secondo il cinema. Cioè noi non, ovviamente non è che vediamo, no, nel senso che la conferma del fatto che noi siamo abituati che il film a 24 fotogrammi al secondo ci va bene, e che quando il film non è a 24 fotogrammi al secondo ma di più, ci sembra una telenovela.
Allora, noi 24 fotogrammi al secondo, diciamo, perché 60 fotogrammi al secondo? Perché 60 fotogrammi al secondo è fluido, corrisponde al limite, diciamo così, dell'occhio umano, cioè, oltre 60 fotogrammi al secondo non distinguiamo più. Nonostante gli hard gamer dicano io voglio che il mio sparatutto vada a 120 fotogrammi al secondo, non serve a niente, nel senso che oltre i 60 l'occhio praticamente non distingue più la differenza dal punto di vista della fluidità di movimento. Perché praticamente è il limite cognitivo, cioè noi, tra di noi, adesso ci vediamo a 60 fotogrammi al secondo. Quello è quello che l'occhio è in grado di fare. Anche un po' di più, ma ripeto, sotto comincia ad accorgersi, sopra no. C'è una sola cosa su cui noi non ci accorgiamo del fatto che va molto più lento di 60 fotogrammi al secondo, ed è il cinema. Ma il cinema, quello dello schermo, al cinema, che è a 24 fotogrammi al secondo. Quando noi guardiamo i film al cinema, a 24 fotogrammi al secondo, abbiamo un meccanismo che è, diciamo, evolutivo, ma nel senso evolutivo da zero all'età che abbiamo oggi, per cui noi quella roba lì diciamo è bella, va bene e ci va bene così, e in realtà è imperfetta, ma noi abbiamo dimenticato che è perfetta perché è bella, perché la storia ci ha fregato, nel senso che abbiamo associato il fatto storia bella uguale cinema, posto al buio in cui viene proiettata una roba, anche se quella roba lì non va tanto fluida, però a noi va bene. La controprova di questo è che se tu prendi un film e non lo fai a 24 fotogrammi al secondo, ma lo fai a un numero di fotogrammi maggiore, quindi lo giri proprio con la macchina da presa, invece che a 24, immagini al secondo, lo giri a 60, per esempio. L'hanno fatto, l'Hobbit è stato girato a 24 fotogrammi al secondo e a 60 fotogrammi, o a 48, perché era il doppio di 24 per comodità. Se voi guardate a 48 fotogrammi al secondo il film l'Hobbit, lo guardate ed è brutto. È brutto nel senso che sembra una telenovela. O un documentario, perché ha un feeling televisivo. Perché ha un feeling televisivo? Perché la nostra mente è abituata che il cinema è fatto così e tutto il resto è fatto così. E quindi il televisore è a 50 Hz. Esatto. Poi oggi magari anche di più, ovviamente, però insomma, per cui quella roba lì ti devi riabituare, tra virgolette, a vederlo più fluido, cioè più reale. Cioè più per noi più perfetto e quindi per noi più imperfetto, perché noi in realtà nelle storie non vogliamo vedere la perfezione esatta. Che uno è una storia, esatto. L'emozione. Questo compromesso va bene. Questo compromesso è un compromesso, ripeto, la storia del cinema, perché andare oltre 24 fotogrammi al secondo era impegnativo e soprattutto costava più pellicola. Cioè il motivo per cui si dice qual è il minimo che possiamo tenere per cui non abbiamo il difetto che sembra che le persone si muovano così, tipo i primi film dei Lumière, però contemporaneamente non sprechiamo vaccate di soldi per comprare metri e metri di pellicola. 24 sono anche state su quello. Aggiungo un'altra cosa su questa parte dei frame. Vedete che qui ho fatto una misurazione e ci sono questi piccoli marcatori. Praticamente FMP sta per First Meaningful Paint Candidate. Candidate vuol dire che secondo il browser in questa fase di caricamento della pagina il browser ha iniziato a far vedere qualche contenuto abbastanza rilevante per l'utente, però vedo che ce ne sono due, quindi qui potrebbe essere che lui considera un candidato possibile, però mi sembra più questo un candidato possibile nel caso della stampa, dove io inizio a vedere poi i titoli degli annunci. Ecco, questo in realtà che mi sta facendo vedere OLED qua è il flash of invisible text, cioè la pagina c'è, gli spazi sono già occupati, ma il font non c'è. Quando arriva il font vediamo il testo. Quindi sono passati in questo caso, in questa situazione. Questo testo qua evidentemente è quello che c'era al first meeting di questo della sezione, è sicuramente un'icona, ma lunedì 26 giugno 2017 usa un system front e quindi il browser è in grado di scriverlo, tipo usa un Arial, sì, sans serif qualunque, mentre l'altro è un font della stampa scaricabile, e quindi finché questo font qua non è disponibile, e siccome noi abbiamo detto non usare la cache e quindi scarica tutto come se non avessi niente, ci va in realtà ragionevolmente poco, perché arriva a 2502 secondi e mezzo, quindi è anche buono come tempo, considerando che però stiamo utilizzando una connessione wifi che in toolbox, sì, sarà infatti una bella... direi l'altra cosa che possiamo far vedere, sì, che chiudiamo, sì, sì. Perché così questa sera la chiudiamo qua. Questa parte, per esempio, esatto. Su Chrome
noi possiamo fare un'emulazione di device. Nel caso di device Android fa proprio una vera emulazione, quindi emula anche il rendering engine, tutta la parte che è un device reale. Nel caso di test, scegliendo per esempio un dispositivo iOS, non sarebbe più un'emulazione ma sarebbe una simulazione, perché Chrome non emula un device reale ma diciamo usa il rendering engine diverso. Quindi io qua per esempio ho scelto un device Android e aprendo con la rotellina che vedete qua, impostazioni aggiuntive, possiamo fare il network throttling, ovvero possiamo simulare una connessione più diversa da quello che stiamo utilizzando in questo momento. Noi stiamo utilizzando un wifi e quindi abbiamo detto qua per esempio first minimum pain è avvenuto oltre 2,5 secondi. Proviamo a mettere una connessione lenta 3G, quindi per esempio in Italia è abbastanza diffuso, recentemente ho fatto proprio una ricerca su quello che utilizzano i nostri utenti in bacheca e utilizzano la maggior parte Wind, poi altre compagnie telefoniche che sono, hanno un profilo più basso sia in termini di download che in termini di latency maggiore rispetto magari a Vodafone che è la più performante in Italia. Quindi per esempio selezionando connessione 3G e simulando un processore lento, perché io adesso sto utilizzando il mio Mac e quindi le risorse hardware in questo momento sono quelle del mio computer, che sono, è un i7, quindi un processore molto potente. Io per esempio facciamo 5x, quindi rallento la velocità del mio processore, del computer, di 5 volte simulando magari un dispositivo mobile. E proviamo a rifare la stessa misurazione. Abbiamo detto qui la prima cosa compare intorno a un secondo e testo è comparso dopo 2,5 secondi. Rifacciamo la stessa cosa con questi parametri attivi di connessione di processore. Vediamo. Guardate, lo rifaccio. Se prima il flash dove partiamo solo? Questo? No, qui non parte, su network parte, ma qui bisogna per forza di cose premere il pulsante record. No, poi fai il refresh e lui lo fa. Cioè se adesso che hai il refresh, adesso lo sta già facendo, quindi o lo stoppi o lo... Sì, adesso mi si è piantato tutto in realtà. Ok, adesso fai il refresh, no, lasciamo pure così, è perché ci mette di più ovviamente, slow 3G forse è un po' eccessivo. Sì, facciamo fast 3G. Let's fare reload. Ok. Record non era attivo, ok. Aspetta. Questa è una simulazione reale, nel senso, l'altra cosa che volevo aggiungere è che noi quando compriamo per esempio un profilo 4G da Vodafone o da altre compagnie telefoniche, in realtà la connessione non è mai costante. Si può vedere con diversi tool come Scienza Mobile o altri siti. La nostra connessione dati cellulare varia sempre, quindi passa da 3G a 4G, da una 3G media, da una 3G buona, magari a volte anche 2G in alcune zone. Quindi questo incide anche sui tempi di caricamento dei siti e della proprio delle performance percettive. In più su reti mobile c'è la latency, quindi quando io digito un indirizzo nella barra di ricerca del browser, faccio invio, lui prima si connette alla torre cellulare, dalla torre cellulare si connette probabilmente al gateway del mio fornitore di servizi, poi si connette al server e tutta la strada indietro, quindi ci saranno a volte diversi secondi di latency. Ecco qua che abbiamo fatto questo test. Qui vediamo che qui arriva l'HTML, quindi la pagina è bianca fino a circa 5 secondi, 6 secondi, quasi la pagina è bianca, compare il logo e First Meaningful Paint arriva soltanto dopo 20 secondi, quindi questa è mi sembra una situazione più che reale, che potrebbe verificarsi per alcuni che visto un sito da mobile con una connessione cellulare. Quindi noi possiamo in questo modo simulare quello che vedrebbe un utente con un cellulare di un profilo abbastanza basso, magari non un iPhone, ma un dispositivo Android, e vi assicuro che ce ne sono parecchi di utilizzatori di dispositivi meno performanti e connessioni lente.
insieme fanno questo tipo di mix micidiale. Quindi possiamo avere là un'idea di come risponderanno su sì, questo sì, sì. Perché adesso è ormai sì. Mobile, allora, l'altra cosa che non abbiamo ovviamente il tempo di vedere, ma che è abbastanza che vi segnalo, visto che abbiamo parlato della capacità di simulare o emulare, è che lo stesso strumento funziona anche invece con i device reali, cioè se voi avete un device Android, ovviamente, perché Chrome deve utilizzare la versione di Chrome su Android, e lo attaccate via cavo USB e abilitate sul telefono la modalità di debugging, cioè un'impostazione all'interno delle preferenze. Si trova se non qui. C'è, dovete premere 5 volte sulla versione del sul testo che dice il, diciamo, la versione del vostro sistema operativo, vi dice volete entrare in modalità sviluppatore, sì, e a quel punto da Chrome Desktop vedete il browser del telefono e quindi potete caricare dal telefono la pagina e utilizzare lo strumento di ispezione sul telefono, quindi vedere in condizioni reali. Interessa. Sì, questo è assolutamente. Sì, cellulare? Deve cellulare. In che modo? Con cavo USB. Deve essere un device Android, se ce l'avete possiamo provare a farlo adesso. Device Android di una versione dalla 4 in poi, collegato con un cavo USB e abilitato per la modalità di debugging, che è una cosa semplicissima, nel senso debugging, più che debugging, modalità sviluppatore. Quindi, ricapitolando, tu dovresti andare sul tuo dispositivo Android, andare nelle impostazioni, dove vedi la versione del sistema operativo, devi fare tap 6 o 7 volte, se non sbaglio, e ti viene un messaggio, strumenti per lo sviluppatore attivati. Poi nelle impostazioni vai dentro questa nuova voce che si è abilitata per gli strumenti dello sviluppatore, scegli abilita debugging USB, poi vai in Chrome, qui su impostazioni, tool, more tools, quindi impostazioni aggiuntive mi sembra in italiano, e qui c'è remote devices, si apre questo tab dove qui molto probabilmente vedrai il nome del tuo device e dovrai fare connect, e sul tuo device dovrai confermare che vuoi associare il device al browser. Dopodiché tu puoi fare tutto quello che abbiamo fatto adesso sul device reale, con magari una simulando le connessioni, simulando il processore. Ma in realtà tu hai già il processore. Esatto, cioè device. Se usi il device reale, in realtà quello che succede è che il browser ti funziona come ispezione del device reale, per cui ti fa vedere effettivamente quello che succede lì sopra. Altre cose veloci, per esempio direi, cioè, non è meno 10, sì. Secondo me questa sera chiudiamo qua e facciamo sì, un po' sì, sì. Ci sono delle altre cose un po' interessanti, proprio dei trick che ha Chrome, che come coverage, per esempio scoprire CSS non utilizzato, quindi tu puoi girare il sito e girando il sito vedi poi questa parte del CSS che viene utilizzato sulle pagine e quello che non viene utilizzato sulle pagine. Puoi andare poi nello specifico in ogni CSS e vedere le parti, diciamo, verdi, rosse quello non utilizzato, verde quello utilizzato, però poi bisogna fare un lavoro manuale di esclusione del CSS non utilizzato, quindi ripulire i file. Sì, questo è uno strumento che è utile nella misura in cui, allora, uno è abbinato alle source map e la vostra generazione del CSS è modulare, quindi avete singoli file che vengono importati dentro una struttura generale, e andando verso HTTP2 è possibile passare da una logica di CSS monolitico ad una logica di CSS a frammenti, quindi ogni singola componente del sito si porta dentro su pezzi di CSS, perché non ho più una penalizzazione per caricare tanti file a parte, diciamo, di peso, cosa che ho invece oggi. Per cui oggi si tende a mettere tutti i pezzi del CSS in un unico CSS, e poi se c'è una roba che c'è solo in una pagina piuttosto che da un'altra parte, te la ritrovi in tutte le pagine, anche perché poi quel file lì viene cacheato. In prospettiva, passando ad HTTP2 e soprattutto seguendo magari delle logiche più vicine a delle, diciamo, ad una struttura di sito che è una scatola con dentro le componenti tipo app, per cui potrei avere dei pezzi di sito che non hanno e non visualizzare mai degli altri pezzi, che ne so, non metto mai dentro il modulo
dell'oroscopo, piuttosto che non metto mai dentro la fotogallery, o quando devo caricare la fotogallery carico gli stili della fotogallery. Allora avere un code coverage aiuta in questo senso a capire quanto è stato fatto in maniera corretta, diciamo così, la segmentazione del CSS, perché ripeto, con le source map vuol dire che si riesce ad entrare all'interno del single file ma spacchettarlo nelle sue componenti originarie, quindi capire effettivamente se posso poi caricarla dinamicamente a seconda delle condizioni. La stessa cosa vale per la parte JavaScript, dove in realtà invece già oggi gli strumenti che si chiamano il tree shaking, cioè sostanzialmente di analisi del codice per determinare qual è quello che serve e qual è quello che non serve per una build del JavaScript attraverso strumenti tipo Webpack, sono già disponibili, o YARN, Webpack, insomma. Quindi comunque ci sono già delle logiche molto avanzate, nel senso che, ripeto, sono veramente da cominciare a diventare molto verticali, quindi ci deve essere qualcuno che fa solo quel mestiere lì, perché altrimenti diventa difficile stare dietro ai vari strumenti, alle varie logiche. Una crollata veloce su Chrome dalla 60 in poi, c'è anche questa parte che è request blocking. Praticamente voi potete bloccare una risorsa per vedere che effetto ha, possa avere sul caricamento della pagina, quindi soprattutto per SPOF, ovvero single point of failure, quando per esempio avete una risorsa su una CDN o magari di terze parti che non è disponibile, questa potrebbe bloccare il rendering della pagina e quindi o vedersi la pagina a metà, caricata a metà, o vedersi una pagina completamente bianca. Voi potete farlo in questo modo dal tab network, per esempio facendo clic destro su una risorsa, fare block request URL, e questa URL viene messa in questo tab qua sotto, e dopodiché voi potete rifare la misurazione, quindi ricaricate la pagina e vedete che effetto ha sul sito. Per esempio adesso io ho bloccato jQuery, vuol dire che la stampa senza jQuery non funziona proprio, loro lo caricano in onda una CDN, quindi dal loro server, e molto probabilmente non avrebbero questo problema. Però in altri casi, se per esempio avete file in giro su terze parti che non controllate, potrebbe dare questo tipo di problema. E un'altra cosa veloce, qui su audit c'è questa parte qui, che per fare un audit sia di un sito Progressive Web App ma anche delle web performance, provate a esplorarlo. Facendo un audit vi dà una serie di risultati sia di performance che di criteri, se il vostro sito fosse una web app, Progressive Web App, e se non lo fosse, tutti i punti che bisognerebbe, diciamo, fare per far sì che ne fosse una. Poi sì, ci sono tante altre cose, scorciatoie, ci sono degli esperimenti da attivare che magari no, ma DevTool è un mondo a parte, sì, quello che vi invito magari è di andare a leggere su Google Chrome developers, ci sono una serie di pagine che spiegano in modo approfondito ogni singolo tab, ogni singola funzionalità. E tutte queste cose che metterai sul campo, tutte queste risorse che devo mandare a te? Quale esattamente? O questo, quello di prima? Sì, possiamo poi fare un mini recap e condividerlo con voi. Sicuramente, anzi, faremo un mini recap di tutte le cose che abbiamo detto e che non abbiamo detto, così le potete vedere con calma, in autonomia, e chiederci altre info. Per oggi penso che sia già sì, un bel overload di informazioni. Grazie di essere venuti qui, grazie anche a Matteo che ha contribuito per la maggior parte, diciamo, a questo intervento. E ci vediamo il prossimo mese, che molto probabilmente avremo già uno speaker su qualcosa lato front-end, ovvero, dicevi, sulla misurazione appunto delle animazioni, come le animazioni se sbaglio, come le animazioni incidono sulla percezione della velocità di un sito. E poi sta a lui poi il prossimo mese a raccontarvi di più. Grazie. Un'ora e 45.